per andare sull'informativa, assessora. Informativa dell'assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini sui bandi per l'accesso ai corsi di idoneità destinati ai medici di emergenza territoriale presso le aziende USL della Regione Emilia-Romagna. Avevamo fatto audizione a maggio sul tema dell'emergenza-urgenza e procediamo con questa informativa. Allora, prego. Grazie Presidente, ringrazio la consigliera che ha pazientato qualche settimana meno rispetto alla richiesta. Io ho avuto modo così di recuperare dati provincia per provincia, anzi territorio per territorio, perché sono alcune province che si sono aggregate, quindi adesso posso darle la fotografia dei bandi per l'accesso ai corsi di idoneità MET. Ricordo, MET è medico di emergenza territoriale, delle aziende ASL Emilia-Romagna. Cominciamo da Piacenza. Piacenza e Parma, sono arrivate 59 domande pervenute, la graduatoria è stata pubblicata il 28 settembre e il corso è iniziato il 16 novembre con 25 iscritti. La conclusione è prevista entro il 31 maggio 2023. Come in tutti i corsi, i referenti hanno organizzato una formazione abbastanza mista, cioè tirocini pratici, corsi per l'acquisizione, certificazioni, formazione a distanza, e coinvolgendo anche specialisti delle aziende ed esperti esterni. I bandi invece che riguardano l'ASL di Reggio Emilia e di Modena, l'organizzazione è già iniziata lo scorso maggio, molte docenze sono in comune, appunto tra Reggio e Modena, e anche in comune con le ASL di Parma e Piacenza, con cui è stata condivisa la programmazione dei corsi. Sono pervenute 63 domande, la graduatoria è pubblicata il 20 ottobre, è stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti, sono 15, con anche due possibili aggiunte, e soltanto inizio novembre. E per questo il corso è attivato dallo scorso 23 novembre, la conclusione anch'esso è prevista per luglio 2023. Per Ferrara sono pervenute 106 domande, di cui 99 valide, per un minimo di 15 e un massimo di 25 posti a bando. La graduatoria pubblicata il 21 settembre, ovviamente vale a scorrimento della graduatoria dal 28 ottobre, e al momento sono l'adesione di 18 medici, le rinunce sono prevalentemente legate anche all'iscrizione delle scuole di specializzazione e l'inizio del corso è previsto dicembre 2022 con una durata di circa 7 mesi, appunto siamo anche qui a luglio 2023 come termine. E infine la Romagna, sono pervenute 50 domande, 25 sono i partecipanti previsti, la graduatoria è pubblicata lo scorso ottobre e il corso prenderà via il 2 dicembre e anche qui stiamo parlando appunto di un periodo quindi che va da maggio a luglio del 2023. Quindi complessivamente diciamo oltre una novantina di partecipanti nei corsi che sono cominciati tra qualcuno anche prima, ma la maggior parte a novembre, e termineranno tra maggio e luglio 2023. Pier Francesco, credo che in collegamento ci possa essere anche la... in presenza la dottoressa Franchi, che può essere magari più tecnicamente anche precisa di quello che ho appena riferito. Grazie Assessore Donini, non so se vale la... non aspettiamo la dottoressa Franchi, quindi dobbiamo aspettare la dottoressa Franchi per eventuali questioni tecniche che possano emergere, non so se è in arrivo, no, posso aprire il dibattito. Prego, consigliere Evangelisti. Grazie, ringrazio anche l'assessore per i dati forniti e anche per questa informativa che noi avevamo chiesto con urgenza e che insomma si è espletata quando questi dati erano disponibili.
Faccio una breve premessa, appunto specificando, come ha detto l'assessore, che il MET appunto, è il medico dell'emergenza territoriale e che l'accordo nazionale stabilisce che il medico di medicina generale addetto all'emergenza territoriale deve avere una formazione, quindi serve a lui questo attestato di idoneità che il professionista tra l'altro consegue a spese proprie. C'è una normativa di riferimento che è quella statale e regionale, che deriva anche dall'accordo Stato-Regioni. La normativa dice che il corso deve durare 4 mesi con un monte orario che non deve essere inferiore alle 300 ore. In Emilia-Romagna questo corso dura di più, ne diamo atto, dura 400 ore. Però la stessa norma dice che le aziende quantificano entro il 30 giugno di ogni anno il fabbisogno di personale da utilizzare per le esigenze complessive, quindi gli incarichi formali, le sostituzioni e la reperibilità. Entro il 31 dicembre dello stesso anno la normativa prevede che questi corsi siano espletati, quindi le aziende organizzano e svolgono un corso di cui devono dare appunto comunicazione preventiva sul bollettino, ma entro il 31 dicembre dello stesso anno questo corso deve essere concluso. E questa secondo noi è una cosa fondamentale che viene data, una situazione fondamentale che viene data dalla Regione in mano alle aziende sanitarie, le quali sono responsabili di quantificare questi fabbisogni. E siamo partiti, per questo anche la richiesta di informativa, nel cercare di capire se le aziende questa azione la svolgono, e a noi risulta di no. Infatti lei, assessore, ci aveva anche risposto ad un'interrogazione, e in quella interrogazione, tra l'altro è un dato che ci ha enunciato, si evince come il tempo impiegato in alcuni casi sfori in 5 mesi più del dovuto rispetto alla normativa. Ad esempio un corso, lei l'ha citato, è iniziato il 16 novembre a Piacenza e la conclusione si avrà il 31 maggio, quindi ci sono 5 mesi in più del dovuto, e è un dato questo fattuale oggettivo, e non è un aspetto secondario, perché si potrebbe pensare intanto il corso viene svolto, ma è vero che i professionisti partecipano a questi corsi, a questi bandi, e hanno sollecitato spesso e più volte l'avvio di questi corsi, e non sempre i professionisti, questa è una delle motivazioni anche sottese al disdetto, al fatto che alcuni professionisti abbandonano, possono attendere oltre 3 mesi per che è il tempo intercorrente dalla formazione della lista alla chiamata. E quindi le aziende quantificano entro il 30 giugno, o dovrebbero quantificare questo fabbisogno, e a noi però non risulta che lo facciano, e questo sarebbe un dato interessante che lei ci potrebbe fornire, assessore, oppure la parte tecnica. A noi risulta che, e qui faccio riferimento a un periodo temporale antecedente al suo assessorato, ma che dal 2005 in poi, appunto entro il 30 giugno di ogni anno, si sarebbe dovuto quantificare il fabbisogno. In realtà per 16 anni, non un anno, così non è avvenuto, si faceva un corso sporadicamente, dal 2010 in poi un corso all'anno, e quindi se sui fabbisogni si fa la formazione, se la Regione non ha i fabbisogni non può poi prevedere quella formazione, e poi e da questo ne scaturisce per forza lo sforamento dei tempi. E sui fabbisogni un conto appunto è quello che dice la norma, un conto è quello che accade. Intanto bisogna dire che utilizzando questo metodo, e quindi questi medici in convenzione, l'azienda intanto ha un risparmio effettivo, paga le ore del, dell'operatore, le ore di copertura del servizio e non il dipendente. Torno al fabbisogno, quindi se non viene dichiarato entro il 30 giugno i posti indubbiamente saranno vacanti e non vi saranno soggetti appunto reperibili. A noi, lei ci ha citato alcuni dati, magari li confrontiamo, a noi sulla base delle risposte di quello che ci è pervenuto al 28 ottobre risulta
Per quanto riguarda l'azienda di Piacenza, ci risulta che le automediche di Bobbio, di Farini, di Fiorenzuola siano diciamo chiuse, siano soppresse. Qui non c'è assistenza e di notte per tutta la provincia l'unico medico presente è quello di Piacenza. E quindi a fronte di 3 automediche diciamo chuse, se consideriamo 6 medici per ogni postazione, l'azienda pubblica un bando di 4 posti e l'organico attualmente presente sono di 6-7 per tutta la provincia e quindi ci chiediamo com'è possibile che l'azienda pubblichi questi numeri, cioè c'è un'oggettiva discrasia. L'azienda di Parma si asserisce che nei mesi di febbraio e settembre 2021 vi sono state inviate le richieste per 6 posti e anche qua allora dobbiamo riscontrare un'anomalia nella pubblicazione, in quanto l'azienda di fatto a noi risulta che esternalizzi gli incarichi affidandone, e c'è un articolo di stampa anche di questi giorni, l'incarico e il reclutamento ad associazioni di volontariato convenzionate. Dal documento che ci avete inviato risulta nativo 10 postazioni di medico avanzato, 7 H24 e 3 H12 e questo comporta un fabbisogno teorico di 51 medici che però l'azienda anche qua non ha pubblicato perché la pubblicazione a noi risulta 6 medici su 51 e quindi un divario notevole. L'azienda di Modena, Mirandola aveva un'automedica, adesso è soppressa e è aperta soltanto in orario diurno. Sassuolo non ha un'automedica, c'è un ospedale privato e comunque gli risulta assegnato un posto. A Vignola si trovano 2 medici convenzionati, ne mancano 4, ne è stato pubblicato 1. A Pavullo, che in teoria non ce ne sarebbe un bisogno proprio impellente, è stato pubblicato un posto. A Mirandola, dove è rimasto un solo medico e se ne sarebbero dovuti pubblicare 5, ne hanno pubblicato 1. A Carpi non c'è nemmeno l'automedica e l'unico medico è un medico inabile ricollocato ed è stato pubblicato un posto. La situazione, dobbiamo dire, e non mi dilungo quindi sui numeri, che è migliore per la città di Bologna, forse sull'azienda c'è maggiore attenzione sia per quanto riguarda l'area nord che per quanto riguarda l'Appennino. La città non risulta coperta, però ci sono i presidi ospedalieri, manca la copertura su aeroporto e forse una decisione andrà bene. Non avevamo noi rilievi sull'azienda di Ferrara e nemmeno sulla diciamo parte della Romagna. Volevamo rilevare questo, assessore, approfittando della sua presenza. Per anni i corsi non sono stati fatti. Noi dobbiamo riconoscere molto serenamente, obiettivamente, a lei, assessore Donini, che lei ne ha banditi 4 tutti assieme. E quindi ci sembra giusto dover riconoscere che lei ha fatto una cosa corretta. Però dobbiamo allo stesso modo rilevare che il suo apparato, e quindi per apparato intendiamo chi sta dietro le quinte, e quindi le aziende, il modus operandi delle aziende a noi risulta macchinoso, lento, poco operativo, inefficace. Non comprendiamo come mai questi bandi abbiano superato la tempistica prevista dalla norma. Il Covid in questo caso non può essere una scusante perché da giugno ad oggi non ci sono stati dati elevati e quindi dobbiamo appunto concludere dicendo che non aver rispettato questa tempistica, non aver chiamato i professionisti quando le graduatorie erano già pronte ha comportato abbandoni e il fatto che poi i professionisti si siano rivolti magari altrove e quindi ci teniamo ad evidenziare come i numeri non tornino e non tornano cioè conti dei fabbisogni e quindi vorremmo dire, assessore, che non tornando questi conti e pubblicando le aziende questi numeri, per chi li legge e non è a conoscenza di come si formino questi numeri, sembra che le aziende non abbiano bisogno di nulla e così non è in realtà. E secondo noi occorrerebbe che la Regione e anche il suo assessorato di questo prenda contezza e in qualche modo un controllo, una verifica incrociata ci sia, perché altrimenti, e mi permetta la battuta, noi saremmo costretti a fare come abbiamo letto di recente e non lo condividiamo, il neo assessore Rizzo Nervo si rivolge direttamente alle aziende. Ecco, secondo noi sarebbe giusto che le risposte sull'operato dell'azienda ce le desse l'assessore competente, quindi la Regione. Grazie.
Allora, ho visto che intanto ci ha raggiunto la dottoressa Franchi, perché indubbiamente sono state sollecitate tantissime questioni, tante questioni anche tecniche, e magari, ecco, io invito anche chi interviene ora a stare sul tema specifico dell'informativa, se qualcuno intende fare altri interventi, quesiti, domande, se no, dottoressa Franchi, intanto sulle questioni tecniche. Ecco, mi dispiace dottoressa Franchi perché non c'era all'inizio dell'intervento della consigliera Evangelisti, e non so se l'assessore riesce insomma a riferirle quelle che sono le domande emerse. Sì, risponda dottoressa Franchi. E poi se rimane fuori qualcosa vediamo un attimo di raccogliere. Sì, no, il cellulare è mio. Ah no, quello è tuo, scusa. Ci sono gli occhiali, però io ci tengo i miei. Allora, facciamo un attimo il tema della formazione e della programmazione dei corsi fatta quest'anno, che è anche stato oggetto di una interrogazione, per cui i dati che sono stati trasferiti lì sono quelli che sono, come dire, adesso ve li aggiorno rispetto a quello che è stata l'efficacia poi dei bandi, perché in sostanza nel maggio avevamo 76 posti vacanti di MET, quindi di posizione, perché dividiamo tra cosa sono i fabbisogni per le zone carenti per i medici dell'emergenza territoriale, e quelli, noi siamo partiti da lì, e a maggio avevamo 76 zone carenti, per cui poi abbiamo programmato una formazione per 100 medici MET suddivisi in 4 aziende. Perché 4? Cioè abbiamo aggregato le sedi, perché negli anni precedenti il risultato era che l'organizzazione fatta su singola azienda aveva portato un grande dispendio anche di organizzativo, per poi avere alla fine pochissimi medici che completavano il corso. Abbiamo lavorato quest'anno con le aziende per riuscire a creare una forma più snella di frequenza, proprio in funzione del fatto che peraltro molti medici sono comunque impiegati, e quindi una formazione blended dove sostanzialmente i tirocini pratici, la formazione poteva essere fatta, quella teorica, a distanza. È evidente che tutto quello che è lavoro sul manichino, esperienza diretta, il tirocinio, la parte diretta è stata fatta in presenza, ma questo ci ha permesso di sostanzialmente snellire un po' anche la frequenza. Il corso vedeva un minimo di 15 partecipanti e un massimo di 25. E per ogni candidato, ogni frequentante, viene richiesta una iscrizione di 1.500 euro che apparentemente sembrano tanti, ma vengono fatti all'interno talmente tanti corsi acquisiti, certificazioni internazionali sull'emergenza, che comunque sono, come dire, 1.500 euro sono veramente un contributo minimo per le certificazioni che loro ottengono, non tanto certificazioni intese come il corso MET, ma le certificazioni internazionali sull'intervento in emergenza. E non è stato semplicissimo neanche avere, si era dato appunto 15 il numero minimo, ma non è stato semplice anche reclutare questi numeri. Vi dico adesso a oggi la situazione com'è. Per Piacenza e Parma è partito il 16 novembre e sono stati 24, i frequentanti sono 24, perché di più non se ne sono trovati, a fronte per esempio di 59 domande pervenute, ma nel frattempo ci sono anche i corsi di specializzazione, magari nel frattempo si bandiscono zone carenti per la medicina generale, quindi poi vanno a ricoprire quelle posizioni. Comunque Piacenza e Parma, che è l'aggregato, è una delle, diciamo, quattro sedi,
Sono 24 iscritti, frequentanti. Ah, scusate, sono arrivata. Però ecco, l'unica cosa che io ho l'aggiornamento dell'ultima ora. Ma sì, ma infatti, perché si sfilano e si modifica. Se volete le dico, se no taccio. Comunque, diciamo che 25 l'hanno ottenuta soltanto, quindi il tempo, come dire, l'occupazione piena è stata soltanto della Romagna. Per Bologna parte, hai già detto tutto, parte, qui c'era scritto dicembre, ma loro in realtà partono mercoledì 30 novembre, hanno cercato di anticipare tutto quanto. Perché sì, appunto per la necessità. Quindi adesso io non so cos'altro possiamo considerare come tra l'intervento fatto. Di sicuro la realtà locale, territoriale, quindi se in un'azienda, in una sede o in un'altra ci sono mezzi con medici MET, mezzi con personale infermieristico, mezzi con altri medici, è una condizione, come dire, organizzativa locale che viene definita appunto localmente a seconda di quelle che sono le esigenze. Ecco, sto guardando le zone carenti che sono state bandite, queste invece zone carenti intendendo posizioni di lavoro, sono 64 e sono state bandite adesso nel secondo semestre 2022 e saranno assegnate tra gennaio e febbraio, quando ci sono poi appunto le assegnazioni e le chiamate sui posti vacanti. Solo per darvi un riferimento, nel primo semestre 2022 sono stati banditi 108 posti vacanti, ma sono stati assegnati soltanto 13, per cui, come dire, perché non c'erano abbastanza candidati. E adesso appunto sono state rese vacanti, pubblicate 64 posizioni e sono distribuite diversamente a seconda della realtà e della dimensione dell'azienda. Grazie dottoressa Franchi, e se non ci sono altre consiglieri a questo punto l'assessore mi ha chiesto di concludere informativa. Non ho capito. Consigliere Evangelisti, che nessuna difficoltà, ovviamente, parte nostra diciamo così, riepilogare anche periodicamente i numeri, che come vede cambiano anche abbastanza velocemente, sia sul fabbisogno sia sui corsi. Le do atto che mi dà atto di averne fatto di bandi. Devo anche dire, da quello che ho sentito dai, diciamo, rappresentanti sindacali della categoria, che l'accordo che comunque è stato fatto a livello regionale ha aumentato la diciamo, propensione, diciamo, a partecipare a questi bandi, quindi noi continueremo ovviamente a farcene carico nella misura in cui le aziende ci dicono di avere effettiva necessità, diciamo, di queste automediche. Sì. Grazie assessore. Possiamo procedere quindi con l'interrogazione.